Buongiorno, benvenuti per questo nuovo video di presentazione dell'arte giapponese, su questa rubrica di presentazione dell'arte e della cultura giapponese, una rubrica che ha il desiderio di veicolare, di diffondere quella che è la storia del Giappone, l'arte giapponese, attraverso una serie di video in cui apprezzeremo maestri del passato, ma anche video su artisti contemporanei. E come sapete è una rubrica che ho pensato di creare perché in Italia c'è questa nicchia di persone sempre più numerosa che ha un forte interesse per quella che è l'arte dell'estremo oriente, soprattutto per l'arte giapponese, le ceramiche, ma anche l'arte culinaria attraverso i tanti ristoranti giapponesi che hanno trovato fortuna sulla penisola italiana. E pensiamo alle arti marziali, pensiamo veramente all'arte calligrafica che tanti artisti contemporanei ci presentano anche attraverso questi video e anche attraverso questa rubrica. Oggi ho il piacere di presentare in questo video, nello specifico, un artista che è un artista contemporanea, che è Shoko Nakajima. Shoko Nakajima si caratterizza per quello che è un'arte della bellezza e della positività, ma o meglio, si potrebbe addirittura definire un artista della serenità. In tutte le sue opere sembra voler infondere, trasmettere serenità. Osservando le opere di Shoko Nakajima si avverte questo senso di serenità, di benessere, un momento proprio di, appunto, di benessere. Le sue opere sono positive, innanzitutto potete vedere come sono opere piene di luce, quindi la luce ha un valore importante all'interno dell'arte di Shoko Nakajima, ma è un artista che cerca di parlare anche di concetti profondi, come per esempio si riconduce ad antiche usanze della tradizione, della cultura giapponese, come la tradizione e la cultura dell'anami, che è quella di saper osservare in maniera completa i fiori sulle piante, quindi non solo guardare con gli occhi, ma riuscire a sentire in maniera completa il profumo, sentire le sensazioni con l'anima, con ciò che sia dentro, sentire e osservare come quasi bisognerebbe osservare a livello psicologico, l'osservazione, che non vuol dire solo guardare, vuol dire sentire, immedesimarsi, vivere a 360 gradi un'esperienza che sia il più esaustiva e completa possibile. Questa è l'arte della Nami, e questo è quello che cerca di trasmettere attraverso le sue opere Shoko Nakajima. E altro aspetto su cui davvero si focalizza l'artista, e vale la pena parlarne perché è un aspetto importante ed è un concetto molto profondo, è quello della relazione simbiotica tra madre e figlio. Lo vediamo per esempio nelle opere in cui c'è questo cucciolo che abbraccia la mamma. È un'opera dove per protagonisti ci sono degli animali, e l'artista trasmette attraverso questa metafora della vita proprio l'affetto, il valore dell'affetto, il valore delle relazioni umane, il valore incredibile e generativo che ha la relazione simbiotica che c'è tra mamma e figlio, una relazione che è importante, che fa parte della vita, perché è grazie ad essa che esiste l'evoluzione della specie umana. E non è un caso che l'artista abbia voluto mettere come protagonisti degli animali, perché spesso noi vediamo negli animali degli esseri viventi quasi di serie B, se paragonati all'uomo. Noi ci consideriamo l'essere più intelligente sul pianeta, eppure gli animali invece riescono a vivere di istinti, riescono a vivere di sensazioni, riescono a vivere di percezioni. Gli animali, quante volte avete visto video in cui magari una mamma chioccia allevava o teneva sotto la sua ala protettrice il cucciolo di una specie diversa? Questo è un aspetto molto importante, profondo, perché dimostra come per la specie animale
i sentimenti abbiano un valore molto più importante e profondo di quanto non avvenga per noi esseri umani. Noi esseri umani siamo esseri razionali, è vero, ma spesso proprio la ragione viene posta in primo piano rispetto a quelli che sono i sentimenti, i valori affettivi, rispetto a quello che è l'umanità stessa. Viviamo un tempo in cui, anzi, sembra esserci sempre più una spersonalizzazione. Viviamo un tempo in cui contano più i ruoli che abbiamo, contano più i dottorati che abbiamo, contano più i successi che riusciamo a ottenere, conta il materialismo, conta più se una persona veste firmato, oppure se una persona ha un'auto di lusso o una casa costosissima. Gli animali non hanno alcun interesse per il materialismo. Gli animali vogliono il vostro affetto, vogliono magari anche darvi il loro affetto. Non interessa se voi siete ricchi o siete poveri, se avete un lavoro di pregio, di prestigio, oppure avete un lavoro comune, se siete persone di grande successo oppure magari anche dei falliti. All'animale tutto ciò non interessa. Ed è quello che ci dice proprio Shoko Nakajima, attraverso questa sua arte, non solo quella che ci parla della, proprio nello specifico ci parla dell'affetto tra madre e figlio, ma ce lo dice anche attraverso le altre opere questa cosa. Ci dice: dobbiamo godere di più della natura, della bellezza. Noi spesso passiamo attraverso viali alberati, pieni di fiori, che sono una bellezza celestiale, che sono qualcosa di stratosfericamente bello, eppure non ci accorgiamo perché siamo colti dalla nostra frenesia, abbiamo fretta di fare qualcosa, dobbiamo andare al lavoro, dobbiamo andare a fare qualcosa. Noi viviamo una vita frenetica, una vita piena di caos, che purtroppo il più delle volte non ci consente di vivere appieno, spesso neppure di accorgerci di quanta bellezza il mondo ci offra, anche nelle nostre città, anche facendo una gita in campagna, una strada diversa dal solito, perché non abbiamo tempo, o comunque se anche abbiamo tempo la nostra mente è assorta, è rapita da pensieri, bollette da pagare, affitto da pagare, il mutuo, abbiamo oppure traguardi da raggiungere, abbiamo sempre voglia di nuovi traguardi, che di per sé non è una cosa negativa, perché porsi degli obiettivi vuol dire essere generativi, vuol dire essere propositivi, ma talvolta andiamo a esagerare, talvolta arriviamo ad avere anche grandissimi successi, ma non accontentarci mai. E ciò è deleterio, perché significa in realtà non godere neppure dei successi che si è ottenuti. Shoko Nakajima ci dice proprio questo: dobbiamo cercare invece una genuinità, una semplicità, come quegli animali, quell'abbraccio tra madre e figlio, quel dare il vero valore e un senso alla vita, che non può essere diverso da quelli che sono i sentimenti, da quelle che sono le percezioni, da quelle che sono le sensazioni nelle relazioni. E invece noi puntiamo troppo spesso all'egoismo, puntiamo a essere prime donne, puntiamo a non sentirci in fondo parte di una comunità umana, come invece gli animali sanno fare bene, perché gli animali sanno sentirsi parte di un branco, sanno sentirsi in relazione con gli altri animali. E allora sembra quasi volerci suggerire Shoko Nakajima che in realtà gli esseri più intelligenti sul pianeta non siamo poi noi. Certo, sappiamo sviluppare delle cose che gli animali non sanno fare, sappiamo utilizzare materiali che la terra ci dà come gli animali non sanno fare, sappiamo inventare cose che gli animali non faranno mai, il telefono, il computer. Ma in realtà che cosa siamo? Non siamo niente senza quelle tecnologie. Se dovessimo domani mattina staccare la corrente, non saremmo, tanti di noi si sentirebbero talmente persi da farla finita, da suicidarsi. Perché senza tecnologie non sono nulla. Senza tecnologie tante persone non hanno neanche i saperi. Ormai tante persone studiano meno perché tanto c'è internet. Un artista che è un vero piacere avere ospitato per questa serie di video
perché sono concetti profondi e bisogna parlare di queste cose. Bisogna parlare ai ragazzi giovani, perché l'evoluzione umana non può passare solo dalla tecnologia o dalle grandi conquiste che pur servono per l'evoluzione umana, ma come base dobbiamo sempre ricordare che i sentimenti e i veri valori vanno preservati. Shoko Nakajima, io vi ringrazio di aver seguito questo video e vi mando un grandissimo ciao da Pasquale Di Matteo. Grazie.